Successo di Jacopo Menegotto nell'ottava edizione del Memorial, Daniele Tortoli riservato ai dilettanti, disputatosi a Montalto di Laterina, il veneziano del team Kubeka al suo primo centro stagionale ha preceduto Martin Nesler del Sissio Team e Andrea Colnaghi della Onec Team. E che il corridore veneto fosse in forma lo si era visto anche la scorsa settimana al Giro del Casentino, dove era stato uno dei più attivi ma beffato nel finale quando sembrava che avesse la vittoria in pugno. Menegotto se n'è andato sul durissimo strappo finale, un colpo di pedale deciso che ha fatto il vuoto. Dietro l'alto tesino Nesler ha cercato di ricucire lo strappo insieme a Colnaghi, ma non ci è riuscito. Un successo meritato quello di Menegotto, visto che non sempre gli attacchi vanno a buon fine, e alla fine il veneziano si è visto premiato lo sforzo e il suo tempismo. Un plauso per questo figlio d'arte. Il padre è stato un buon dilettante che ha vinto anche il tricolore di categoria, ma sentiamo cosa ha dichiarato al nostro Massimo Biondi. Menegotto, finalmente. Sì, finalmente, sto attraversando un bel periodo di forma e oggi una vittoria cercata e voluta. Domenica siete usciti con il dente avvelenato dal Casentino, ti sei rifatto oggi anche se hai dovuto soffrire negli ultimi chilometri. Sì, domenica abbiamo visto che la squadra sta bene e oggi credo che di aver dato una lezione a tutti. Prossimi obiettivi? Prossimi obiettivi, adesso abbiamo il Friuli e tappa dopo tappa si va giorno per giorno. E ora l'appuntamento si sposta martedì con la classica di Cesare.